Siano lodati Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissimi, con voi vorrei in questo breve tempo della riflessione comunitaria insieme su queste pagine che abbiamo appena letto, distinguere questa meditazione in due parti, con la prima un po' concentrata sul tema dominante di questa domenica, che è appunto la guarigione dalla lebbra. Abbiamo visto sia nella prima lettura Naaman il Siro che questi 10 lebbrosi del Vangelo, sul significato quindi anche simbolico che la lebbra ha e sulla gratitudine, ecco, che sia il re dell'Antico Testamento che uno di questi 10 ha a differenza degli altri. Poi però volevo con voi, dato che il tema della gratitudine chiama in causa il tipo di rapporto che noi abbiamo con il nostro Signore, proprio fare una breve carrellata che va dal peggio al meglio di come noi possiamo, diciamo così, relazionarci con Dio in relazione a quello che ci sembra che Lui ci doni o non ci doni. Allora, penso che tutti sappiate che storicamente la lebbra era una malattia terribile, d'accordo? E lo era e lo è. E anche il modo con cui si manifestava. Il lebbroso mandava una puzza nauseabonda, la lebbra era contagiosissima, per cui quando si ammalava di lebbra si veniva segregati fuori della città, nei lebbrosari, dove uno, guardando il proprio corpo, come dire, disgregarsi in maniera orripilante, d'accordo? Perché il lebbroso veramente, poverino, qua raccapriccio, aspettava sorella morte. Tra fetori insopportabili, deformazioni orribili e pericoli altissimi di contagio. L'uomo dell'Antico Testamento, dal profeta Elisea, questi 10 lebbrosi, quindi ricevono una grazia grande da parte del Signore. I padri della Chiesa, sulla base del presupposto che ogni volta che Gesù operava una guarigione o un miracolo di qualcosa attinente al corpo, non aveva, se avete sentito bene anche l'orazione che ho fatto all'inizio della messa, soltanto di mira la salute fisica, ma tutto quello che accade a livello fisico e corporeo ha, come dire, un risvolto spirituale. E i padri si chiedevano: quale malattia spirituale simboleggia la lebbra? E ne hanno individuate due. Una che fa leva sul fatto che la lebbra deforma la persona e manda fuori una puzza nauseabonda, e l'altra sul fatto che è contagiosissima. Sulla base del primo, aspetto simbolico, quindi la puzza e la deformazione, secondo i padri la lebbra simboleggia il peccato di lussuria, cioè l'impurità, che degrada e abbassa l'uomo fino a portarlo a condurre una vita appunto indegna dell'uomo, ma degradata a livello brutale. Quindi deformandolo e mandando questo anche tanti santi, sapete, avevano avuto dei doni straordinari, mistici da parte del Signore, che sentivano quando andavano davanti a un gran peccatore la puzza, e quando si trovavano davanti a un lussurioso sentivano proprio un fetore insopportabile. È attestato questo nella storia della Chiesa. L'altro aspetto, il contagio, quindi la facilità a, come dire, attrarre gli altri, i padri lo vedevano nel peccato di eresia, cioè quando uno comincia a stravolgere la verità di fede, a fondare sette e settucole. Sapete che queste cose sono sempre purtroppo molto contagiose, basta che comincia uno e poi si aggrega, diciamo così, per attrazione un sacco di gente facendo un sacco di danni. Quindi Gesù, intervenendo su queste cose, mostra il suo potere, e che deve esercitare un grande potere per liberare il lussurioso dalla sua schiavitù e per illuminare l'eretico e l'errante perché esca fuori dalla sua prospettiva di peccato, di errore e molto spesso anche di scisma nei confronti del resto del corpo ecclesiale. Questi, diciamo, che sono gli aspetti letterali e simbolici. Adesso però, terminando poi con quella bellissima pagina di San Paolo, andiamo a vedere. Il Signore si lamenta che, avendo liberato queste persone da una cosa così grossa, solo uno torna a dire grazie. E quindi capite che ci chiama in causa su quanto noi siamo grati al Signore per i benefici che ci dona. Io anche ieri sera, e lo rifaccio volentieri anche oggi, non ho potuto fare a meno di citare il Cardinal Petrocchi, già vescovo di Latina, che penso tutti ricorderete, che fin da quando eravamo giovani seminaristi ci raccomandava e ci insegnava che la forma più alta esistente di preghiera è rendere grazie e lode al Signore.
come del resto tra poco, vi ricordate, no? Quando comincia il prefazio, subito dopo l'offertorio, io dirò: rendiamo grazie al Signore nostro Dio, e voi rispondete come sempre: è cosa buona e giusta. Io poi continuo: veramente cosa buona e giusta rendere grazie sempre in ogni luogo, no? Perché questa è la cosa più importante. Rendere grazie è già una grandissima cosa, una forma molto alta di preghiera, che vedremo che è superata soltanto da un passo o un paio che vanno ancora oltre. Allora, com'è il nostro rapporto con Dio? Anche ieri sera dicevo ai fedeli, e lo dico anche a voi, lo dico anche a me, pensiamo alla nostra preghiera personale. Quanti grazie abbiamo detto a Dio nella vita? E soprattutto perché? Perché dice grazie chi è capace di riconoscere i benefici che riceve dal Signore. Secondo te, tu stai ricevendo dei benefici dal Signore o niente? Allora, andiamo a vedere un pochettino adesso la scala, no? Sono le persone che bestemmiano come turche, sia con la bestemmia degli scaricatori di porto, che è quella un pochino più grave, è quella un pochino più volgare, perché è più grave quell'altra. È più grave la bestemmia di chi attribuisce a Dio la causa del male, cioè sta sempre a prendersela con il Padre Eterno, perché Paterno ha fatto succedere questo, cosa brutta, ha fatto succedere quest'altro, quest'altra cosa brutta, e non fa niente. Quindi capisce, chi bestemmia con la bestemmia, diciamo, ripeto, volgare, e chi bestemmia attribuendo a Dio la causa del male, cioè ce l'ha col Padre Eterno perché pensa che sia la causa del male, non fa niente dinanzi al male che ci sta. Capite che questi atteggiamenti stanno proprio all'opposto rispetto alla gratitudine. Oh, questa è una cosa brutta. Ecco. Poi c'è uno step successivo, si smette almeno di bestemmiare, però cominciano le lamentele perpetue. Anche qui il Cardinal Petrocchi ci diceva che molte persone sono malate di lamentosi, non so se conoscete questa malattia, non è come la lebbra, però è anche questa abbastanza conta. Stanno sempre a lamentarsi, cominciano dalla mattina alla sera, hanno una, come dire, noi dopo il rosario facciamo le litanie alla Madonna, no? Santa Maria prega per noi, prega per noi, prega per noi, e poi ci stanno invece le lamentele: questo non va bene, questo non va bene, questo non va bene, si lamentano di se stessi, del prossimo, stanno se a ce l'hanno col governo, col Presidente della Repubblica, col Papa, con tutti quelli che stanno tutto il giorno a lamentarsi. Non c'è nient'altro da farsi che lamentarsi, sembra che, cioè, non si rendono conto, questo si trova per esempio nel libro delle, che se tu stai tutto il giorno a lamentarti, ma il nostro Signore che ti sta a guardare, cioè, ti dirà: figlio mio, ma ci sarà qualcosa di buono nella vita tua? O di tutto il giorno a pensare alle cose che non funzionano a lamentarti? Non è una cosa bella questa qui. Certo, non è come quando uno bestemmia come un turco, almeno se la prende col Padre Eterno, però scatta sempre a lamentarti, non si può campare così. Allora poi c'è lo step successivo. Uno non si lamenta più troppo, però campa rassegnato, dice: occa soffrì, armiamoci di santa pazienza. Anche questa è sempre una visione bruttarella, d'accordo, negativa. Perché? Perché ancora la vita non sta, e la visione della vita polarizzata su tante cose belle che il Signore ci dona. Dopo la rassegnazione c'è lo step successivo, si comincia a stare un po' più tranquilli, quindi uno accetta la vita così come va, meglio ancora. Ecco, però poi lo step successivo ancora è quando si apre gli occhi su qualcos'altro. Nella vita non va solo tutto storto, non c'è soltanto tutto storto, si cominciano ad aprire gli occhi sulle cose che sono belle. Io ho raccontato tante volte una vicenda un pochino drammatica, personale, quando il mio più caro amico, ormai 25 anni fa, stava veramente in croce, morto di tumore a 23 anni. Io, una delle ultime volte che andai a trovarlo, sto poraccio stava a letto con coso, una cannula grossa così, non si poteva muovere, il catetere addosso. Io vi confesso che la mattina, quando mi sono alzato, sono andato, perdonatemi, al bagno con le gambe mie, ho detto: ti ringrazio Signore perché posso andare al bagno con le gambe mie. Capite? Per rendermi conto di questo ho dovuto vedere una situazione drammatica di chi questo non poteva farlo, e non potendo farlo, tra l'altro, questo mio caro amico stava sereno, lodava il Signore, ringraziava il Signore, e era perfettamente, come dire, in accettazione della sua volontà, perché è morto sereno, da santo poi, capite? Quindi, ma oltre che andare a letto con le gambe proprie, quante altre cose buone ci sono nella nostra vita, sia nell'ordine della natura che nell'ordine della grazia. Ecco. E poi c'è lo step successivo.
non soltanto vedo tante cose buone che il Signore mi ha donato, ma comincio a scoprire quanto Lui mi ha voluto bene. E qui andiamo da San Paolo. San Paolo dice: io sopporto ogni cosa per Gesù, perché tanti possano conoscerlo, perché Lui è il nostro Salvatore, è colui che ci ha amati. Quindi il dono più grande che il Signore ci ha fatto, più che tutte le cose che ci ha donato, è il dono di suo Figlio, è la salvezza che Lui ci ha dato. Quando questa si comincia a scoprire, che succede? Che nasce l'amore verso Gesù, che è il culmine della nostra vita interiore, e con l'amore nasce il top, il massimo. Quando è che uno ama veramente una persona? Quando è capace di soffrire e di sacrificarsi per lei. E allora San Paolo dice: io sopporto ogni cosa per quelli che Dio ha scelto, d'accordo? Se moriamo con Lui, quindi se siamo capaci di soffrire per il Signore, con Lui vivremo, d'accordo? E se non dovessimo essere capaci, quindi perché lo rinneghiamo come fece San Pietro, Lui non ci rinnega, rimane fedele perché non può rinnegare se stesso. Quindi capite, dall'arco della bestemmia si arriva all'arco del soffrire, al vertice del soffrire per il Signore, passando attraverso questi passaggi. Abbiamo fatto questa carrellatina, adesso mi fermo perché sennò andiamo oltre i tempi massimi. Però è interessante, se vi ricorderete qualcosa, di dire: io in mezzo a questo arco dove sto oggi? Speriamo non troppo male, esaminarsi sul problema del lamentarsi in continuazione dalla mattina alla sera, oppure diciamo avere una visione positiva e propositiva della vita, quindi essere capace di vedere le cose belle, si campa molto meglio così, capite? Perché la vita non è soltanto, ci stanno certamente le prove e le tribolazioni, ma non è solo quella. È una grande svolta nel cammino di santità, è imparare a conoscere e riconoscere le tante cose buone e belle che il Signore ci ha dato. Ce le dono ogni giorno, per ringraziarlo, per lodarlo e per benedirlo, come ha fatto soltanto questo lebbroso. Speriamo noi di imitare la condotta di questo e non quella di tutti gli altri che ricevono doni straordinari dal Signore, fanno vita del niente e manco so buona di dire grazie. Siano lodati Gesù e Maria.